Buonasera amici, buonasera, come state? Come state? Come va? Che ho cambiato qualcosa, non so se ho gli occhiali. Molti, non ci sono più. In realtà mi dovrei mettere anche a fuoco. A posto, a posto. Vediamo qua quale ha preso la pre-live. Va bene così, va bene così. Ciao Alexone, bello, come stai? Come si sente? Anzi, fammi sentire, mi sento da solo. Vediamo come si sente. Come si sente? Sembra abbastanza decente, però per sicurezza voglio vedere una cosa. Ok. Un po' più lontanuccio il microfono. Forse la musica è anche un po' altina. Perché ho messo un po' il microfono un po' più lontano questa volta. Perché mi stavo proprio avanti al cazzo, non potevo muovermi liberamente. Infatti, lo sto ancora cambiando. Tant'è che abbiamo perso a Pocchio e a Quacquer. Dobbiamo trovare un modo per tenerle in live. Tipo così. Però, tipo, Spocchio. Ok. Forse così, però devo metterci tipo. Devo rimanere immobile, sennò poi cade tutto e casca tutto. Allora, fammi vedere se il microfono è quello giusto. Questo sì. Ok. Niente, signori, stasera finalmente manderemo in tilt l'intero sistema, perché giocheremo a Portal RTX. Oh no, abbiamo perso Sbocchio! Signore, si è suicidato Sbocchio! Perché Sbocchio mi fai questo? Why you do this to me? Why, oh, Sbocchio, why? Ecco qua. Sbocchio l'abbiamo messo a posto e poi troverò un modo per mettere l'anima di Sbocchio all'interno della saletta. Magari ci faccio una bella foto e la piazziamo tipo a qua, a qua. A proposito, ma noi dobbiamo mettere la saletta a mo' di Natale. Where is? Eccolo qua. Natale calze. Ah! Ora sì! Ora sì, abbiamo anche le calzette qua dietro. Le calzettine. Abbiamo l'albero, il panettone. Le lucine. Cioè, che volete più? Che volete di più? Buonasera a lei! Ah, buonasera, come stai? Che ci racconti di bello? Ma Che ci racconti? Tra soprattutto, cosa hai mangiato? l'altro stasera ho fatto tardissimo, infatti mi sono fatto anche la barba. Dovevo sbarbizzarmi, mi sbarbizzerò domani. Ale, piuttosto, fammi sapere come si sente, perché io ho cambiato il microfono, l'ho piazzato un po' più lontano, cioè prima lo tenevo qua, al contrario, infatti vedi sta anche al contrario, e adesso l'ho messo qua, un po' più lontanuccio. In modo tale che non va a darmi fastidio con i movimenti. Poi non lo so se si sente bene, se non si sente bene. Alzo un po' anche il volume, così magari prendo un po' di gain. E niente, come stai, Fra? Che cosa hai mangiato? Io non lo so, ho questo risentimento ancora al ginocchio che un po' mi preoccupa, ma finché non si spacca e non si spappola, va tutto bene, va tutto bene. Ho fatto allenamento, domani voglio provare a fare questa settimana di full immersion in allenamento e farmi malissimo. Anche se qua vedo che Edge e Brave stanno succhiando tanta GPU e ho paura per la live, per l'RTX di Portal, perché stasera, signori, portiamo Portal. Portiamo Portal. E allora, sponsored, no, in realtà questi tag li possiamo anche togliere. RTX. Riddle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puzzle. Abbiamo messo anche le categorie. Vediamo se ci sta porta l'RTX. No. Peccato, peccato, vabbè, metteremo solo come categoria Portal. E niente, mi sa che dovrò chiudere le schede qua. Perché
Mi tengo solo queste, sì, faccio così, guarda. Innanzitutto, beccatevi la tetta e beccatevi anche il giveaway di questa sera. Intanto faccio così, se riesco. La puttana esorata. Allora, questi li posso chiudere, che non me ne frega un cazzo per ora. Gnocchissimi il lurchino, li mettiamo qua. A posto. Questo pure. E questo lo chiudiamo per ora. Questo qua possiamo metterlo un po' più giù. A posto. Tutto bene, però, tu come stai? Ora sto scaricando i file di Genshin e tra un po' il conto deve salire. Ah, è bello così, mi piaci, così, attivo. Ho mangiato merluzza, patata al forno, insalata e carote. Tu oggi, tacchino. Tacchino però no, l'ho insaccato con la fetta di tacchino fatto passato in padella. Insalata anche io. E una fettina di pane sottile e una mela. Questa è stata la mia cena. E per il resto tutto bene, e adesso ci apprestiamo a far scoppiare la GPU. Perché sto per avviare Portal with RTX, Portal with RTX, signori. Ci siamo. Allora, mettiamo Portal, perché mi pare che è il primo Portal. Ergo per cui dobbiamo vedere, aspetta, prima di tutto vedere se mi crasha tutta la live. Tra l'altro abbiamo, non so se hai visto, ho addobbato a mo' di Natale tutto. Ah, bello, è crashato. Iniziamo bene, iniziamo bene. Riavviamo Portal with RTX, signori. La sera comunque scarica veramente, veramente lentamente. Fra, è così purtroppo. Sono intasati, serve. La sera in Europa gli MMO si intasano malissimo. Totalmente e completamente. Tenne LTX to access remix menu. Va bene. Nvidia Lightspeed Studios, addirittura. Loading enhancement. Allora, prima di tutto vedere se riesco a metterlo in finestra finestrante. Sto ancora facendo il loading, ma vi scero la scena appena mi dà la possibilità. Anzi, intanto vediamo se riesco già a passare. Oddio, audio proprio a palo come ogni... vabbè. Allora, ok. Lingua del parlato inglese, sottotitoli. Qualità audio alta, abbiamo abbassato un po' il volume, un po' il volume della musica pure l'abbassiamo. Ok, qua metto cuffie. Che okay, c'ho le cuffie. Anzi, un 5.1. Allora, ho messo la cosa a finestra, dovremmo riuscire adesso a catturare il gioco. Eccolo qua, ci siamo signori, ci siamo. 23 FPS solo nel menu. Sai, ci sono più dispositivi connessi a casa, ma comunque nel quartiere. Mi scoccio di attaccarmi alla LAN che sta al calduccio. Ah, vabbè, ma tu vuoi tutte le comodità, non ti lamentare. Ma il MIDI predefinito spesso mi mette il server americano come migliore, uso quello. Vabbè, no, fra, devi mettere l'europeo. Metti europeo, ma sei pazzo. Grazie al cazzo che ti scarica lentissimo. Metti europeo, accede come voli. Allora, abbassiamo la musica della...
Ok. Ovviamente non sentite l'audio in game perché ovviamente ancora non l'ho messo. Ormai è tardi, è andato. Allora, non so, mettiamo, iniziamo a mettere così. Non so come. Poi ditemi se gli audio del gioco sono troppo alti e troppo bassi. Anzi, mettere proprio cuffie. Penso sia abbastanza. Portale in boot, il computer ti aiuta ad entrare nei portali sul pavimento. Profondità di rendering 2. Consigliata, applica. Tastiera, mouse, audio. Avanzate, alta, alta, tutto alto, ha da morire, rifletti tutto. Correzione cromatica, no? Anti-aliasing, gotto. Madonna, mi faccio esplodere tutto. Rendering multicolore, sì. HDR, no. Boh, salta tutto, signori. È crashato! Bene così! Si scoppia, ebbene, è appena entrato Wiserock e siamo scoppiati. Grazie, Wiserock. Non so se si è riavviato perché... Ho cambiato le impostazioni grafiche. È bello che mi faccio vedere da RTX 7 anziché 9. Ma va bene così. Va bene così. Vediamo se parte. Ah, Wiserock, ovviamente. Beccate il give e beccate la clip di buonasera. Nel frattempo sì. Niente, sta caricando. E non sa via. Schermo nero, signori. Se ti interessa una 1060 che mi ammazza, non posso fare. Perché mi fai questo? Half-Life 2.exe ha smesso. Ma vaffanculo. Sto male, signori. Sto male. Perché? Perché? Ti prego, parti! Signor Portal, perché? Dio mio! Signori, schermo nero, non vuole andare! Mi stai tradendo, bastardo! Allora, facciamo così, iniziamo a chiudere un attimo tutto. Chiudi tutto, chiudi tutto. Liberiamo GPU. C'ho solo OBS che succhia memoria. E avviamo un'altra volta. Nel frattempo ci mettiamo il salottino. Con la musica. Niente, signori, non vuole andare. Oh, è andato, è andato. Aspetta. Eccolo qui, tra l'altro abbiamo il messaggio sopra che dice che possiamo fare Alt X per aprire il menu dei menu. E ho paura. Tocca abbassare tutto. Ma non lo so, cioè, come voglio provare a premere Alt X, se no ne scoppiamo. Minchia, 14 FPS, ma che è sta roba? Ma stiamo scherzando! Cioè, versione del DirectX Hardware 7. A parte l'audio esageratamente alto. Giamma! Gianni, aiuto che qua crasha tutto! Mi sa che ti tocca comprare un altro PC. Mi sa che mi tocca comprare una nuova scheda video. Vai, oh no! Bam! Si è ripreso qualcosa. Cioè, tra l'altro, free memory 15%. Non capisco. Non so come.
Com'è l'audio? Alto, basso, come lo sentite? Ci sono anche le mappe bonus, camere avanzate, sfide. Attenzione. Ah, tra l'altro pure voi vedete che ci stanno i menu rendering, games, enhancement, rendering, post processing, debug. Qua puoi giocarci parecchio con la roba. Lasciamo le imposte. Audio ok, e il gioco è esattamente lo stesso, bug e glitch compresi. Perfetto, la sfida di oggi è non crashare, esatto, signori. L'audio del microfono com'è, tra l'altro? Anche quello è ok perché ho cambiato, l'ho messo un po' più lontano il microfonino. Vabbè, ragazzi, proviamo, vediamo dove arriviamo. Vai, avviamo nuova partita. Tra l'altro, l'RTX è già attivo di natura qua. Belli sti 17 FPS. Aspetta, aspetta. È un po' too much. Perché ora oh, solo 4% di memoria grave. Anche le sfide tutte le puoi seguire una guida del primo portal e finirlo come sto facendo. No, in realtà mi piace poter guardarmelo un pochettino. Faccio performance, che succede? Trentasei FPS. Metto on. 20, 17 FPS, 22 FPS. Magari al posto di metti solo height. In effetti, sì. Poi qua mettiamo il. Se io tolgo la DLSS. Oh mio Dio, ho zoppato tutto. Voliamo! Aiuto! Oddio, è morto tutto, signore! Sto laggando. Sto facendo 10 FPS. Ultra performance. Siamo? Aspetta, aspetta, fatemi mettere nel salottino che qua sta saltando in aria tutto. Sembra che ci siamo un pochettino ripresi. Non lo so, ragazzi, mi sa che sto meltando tutto. Sì, però, cioè 20 FPS, ma davvero? Non laggava. Ah, ok. Ma mi sa che è solo la preview di OBS che mi lagga. Aspetta, ritorniamo in game allora. Quindi io potrei fare benissimo. Mettere le impostazioni dell'anteprima. La faccio un po' più piccolina, stante prima. Allora. Sì, qua c'ho zero e è saltato tutto. Così faccio 15 FPS. E però che cazzo, con una 3070, ma vaffanculo. Ma qua se lascio nessuno forse è meglio? Ci pensa lui? 0. Computer. 17 FP.
A me fa meno FPS di CP77 con tutti i riflessi a ult. Vabbè, è una tech demo per distruggere i PC, è fatta appositamente per mettere in ginocchio qualunque cosa che fa risaltare nuove. Come... Ah, ok, quindi è normale che sta distruggendo tutto. Oh, abbiamo un 2% di memoria libera, signori. Ah, mettiamo custom. Cioè, proprio so, o high o ultra, non c'è una via di mezzo, signori. O high o ultra, ti fai in culo. Vabbè, e vabbè, signori. Vediamo la super resolution. E vabbè. Morto, morto tutto, signori, qua. Saltato tutto. Aiuto, questo tech demo è sbattato tutto, signori. Adoro. Mio Dio. Ah, il delirio, signori, il delirio. Tra l'altro sta laggando così tanto tutto che non riesco manco a vedere più la chat. Chiudo questo gioco. Mi sa che il live non si può fare, ragazzi, ma è una cosa impressionante. Tanto sto vedendo dal telefono. Come si vede? In effetti lagga. Vabbè, signori, è stato un piacere. Se riesco a premere su Esci. E lo so che mi sta laggando, signori. Facciamo così, guarda. Ok. Ora non lagga più, signori. Non lagga più. E mi sa che fondamentalmente. Addirittura OBS sta all'87%. Che cazzo sta succhiando OBS tutto sto? 88% di GPU. Ah, ok, 23%. Adesso non lagga più. Mettiamo la musichetta. Sono amareggiato e deluso. Ma salve, Franci, grazie mille. Allora, beccati la tetta di benvenuta in questa saletta che era horror, ma visto che siamo in periodo di Natale, adesso è stata addobbata con tutto ciò che c'è di Natale. Questo è l'addobbo che abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno non abbiamo fatto la live per cambiare gli addobbi, quindi ho scelto di rimettere quelli dell'anno scorso. E niente, qua crasha tutto, signori. Quindi mi sa che ci buttiamo su Doom. Continuiamo la nostra avventura in quel gioco che sta iniziando a diventare un pochettino più complicato. Un pochettino, quindi è una bella sfida anche quella. E pensavo e speravo che Portal RTX si potesse fare in live, ma a quanto pare scoppia tutto. Non è ottimizzato, è ottimizzato abbastanza col culo. Però vabbè. È uscito manco da una settimana, no? Ci sta. Le stavo giusto chiedendo la tetta. Assolutamente, te ne mando un'altra a disposizione. Se vuoi te la mando, faccio vedere anche in live, che è questa qui, vedi? Vedi ogni volta la strizzi fa popi popi. È così. Beh, a questo punto posso anche riaprire questi qua e ritornare a lurcare quelle povere personcine. Allora. Mettiamo in lurchissimo tutti quanti qui. Vedete, so. Lurchi giocando, come stai? Anzi, F. Signorina F, la chiamo con il nome che ha scelto in questa chat. Io non chiedo più come state, cosa avete mangiato, perché io ho questo bellissimo audio. Ah, buonasera, come stai? Che ci racconti di bello? Ma soprattutto, cosa hai mangiato? È molto bello, scelto ovviamente da Wildrock. Vedi, io ormai ho tutti gli audio, a me ormai ha smesso di mandarlo la è vero, non te la sto più mandando, te ne mando una adesso. Per il supporto che dai e l'aiuto che dai in background alle live, signori. Addirittura ho perso 31 fotogrammi, grazie ai Portal. E allora, signori, The Room 3 stavamo facendo, e ci mettiamo lì.
Portale in supermercato HD scammati. Ecco qua. Cambiamo anche il titolo. Ci sta. E vediamo se riusciamo a inviare almeno Drum 3. Penso che questo sia fattibile. Allora, ci mettiamo qui. Passiamo la musichetta. Ah, è entrato ovviamente tutti quanti nel Givi. Così si vince la PS5. Dobbiamo arrivare a 10 per non perdere la monetina. Stiamo perdendo. Non so perché ha deciso di abbassare il numero di monetine. Quindi adesso servono 10 personcine per non perdere la monetina. Della serie, che due coglioni. Però vabbè. Scelte di business loro. Ci mettiamo in game. E mettiamo. Cosa? The room. Eccolo qua. Tra l'altro possiamo anche fare i rompicapo IRL, signori, anche se la scrivere è un po' una merda, però. Ma io voglio continuare Drum perché mi appassiona capire adesso se riusciamo ad essere degni adepti del maestro che fanno sta cosa con l'elemento nullo. Giusto, giusto. Ma adesso spammo il linkozzo del give. Bravo, Campi, bravo. Allora, opzioni. C'è un modo per fare postazioni grafiche. Finestra non c'è, non c'è in finestra, va bene. Faccio così. Me lo metto io da solo in finestra. Il give di questa sera per chi non riesce a passare in live. Inviato, signori, inviato. Entrate tutti, entrate. Ah, ovviamente dobbiamo mettere la musichetta perché sto gioco non mette. Non ha una musica, a un certo punto si smette. Ti ha messo in sala. Ah, va benissimo. L'importante è che sta lurkando. Perché lei non conosce il comando lurk. Quindi faglielo, guarda. Scriviglielo tu lurk da parte sua. Così sentirà la beltà e la bellezza del comando del lurking. Allora. Cosa dovevamo fare? Allora, qua dobbiamo bruciare qualcosa. Dobbiamo mettere lo stoppino. Che è fredda. Ok. Qua ci manca un pezzo. Perfetto. Grazie, Wiselock. Grazie. Esattamente questo, signori. Ore war, Shoshanna. Allora. Ah, ma qua ci sono. Ah, no, qua ci sono dei simboli che erano. Per mantenere aperta la porta, è vero, è vero. Perché noi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere se gli attrezzi li posso toccare. No. Abbiamo aperto qua. Perché ho aperto qua? Che mi serve? La sega circular, circolante. Oh, cos'è questo? È impossibile aprire con le mani. Ok. Penso che manchi qualcosa. E noi non ci abbiamo un cazzo, vero? Comunque, signori, voi la volete la musichetta in background mentre si gioca questo gioco senza musica? Oppure. Oppure no. E lasciare il silenzio di questo gioco. Allora, qua dobbiamo prendere sto pezzo che ci serve, però no, dobbiamo avviare il tutto, dobbiamo mettere una cinghia tra qua e qua che non abbiamo.
cinghia la posso prendere? No. Allora, che dobbiamo fare? Ero così eccitato ed esaltato nel voler giocare a RTX Portal che... Affanculo. Mi è rimasto male, raga. Qua va messo l'altro pezzo degli scacchi che sta lì dentro. Quello no, non riesco a capire perché non riesco a bruciare qua. Non riesco a mettere nella fucina a carbone. E lo so che è la pietra focaia e lo stoppino. Però non mi dici di no. Ma non fai niente. Vediamo l'indizio che dice. Ok, ho capito. La scatola di... al centro. Che cosa c'hai da... Cos'è qua? Niente. Qua sembra che si alzi, tipo un pulsante. Pensa che qui manchi qualcosa. Vedi, manca qualcosa, vaffanculo. Qua ci vuole una chiave. Che non abbiamo. Credo che questi pioli ci siano qui per un motivo. Lo so. Sì. Merda. Ah, c'è questo qui che non avevo visto. Attenzione, attenzione. Ecco, abbiamo trovato. Zan zan zan. Zara zan zan. No, non volevo questo. No. Ah, ok, qui resetti. Ok. Dobbiamo switchare verde, verde. Ah, merda. Ok. Questo si muove di due. E va a tozzare. Reset. No. No, così ci blocchiamo. Questo. Questo. No, merda. Questo si muove di due. Shit! Ho trovato un cavo là lungo 10 metri, ecco qua, proprio quello che mi serviva per rimanere a letto. Vai morire tu. Allora, signor Camp, da qua dobbiamo riuscire a mettere il blu di qua, cioè i verdi, sti acquamarine e il viola di là. Allora, questo si muove di uno, questo si muove di due, questo si muove di uno. Questi di uno e questi di due. No, questo di due e quest'altro pure di uno.
Perfetto, fatto, fatto, ce l'abbiamo fatta. Easy. Ma detto questo qui ci stava mettendo a dura prova. Un pezzo di metallo. Ah, questo ci serve per qua, eh? Ah, mo sì che iniziamo a ragionare. Questo sta facendo girare qualcosa qua dentro. Ok. Facendo girare qua. Quindi suppongo che sta girando qualcosa qua. La sega, Mastro Ciccio. Sega, sega, Mastro Ciccio. Ci metto questi? No. Metto questo? Questo sonno ci servirà dopo. Ok, anche adesso cerchiamo di capire come sfruttare quella sega. Non lo voglio usare l'indizio, non lo voglio usare l'indizio. Non fatemi usare l'indizio. Tra l'altro abbiamo il braccino. Ma ci manca un pezzo. Ci dobbiamo mettere qualcosa qui, quindi possiamo farci ben poco. E invece? Attenzione, attenzione. Oh, chi è? Lurchi? Va bene, ora lascio il lurchino un attimo e vado a buttare. Vada, vada. Abbiamo messo lo stoppino. E mo? L'acciarino. Qui c'è una cavità rettangolare. C'è qualcosa che mai va a fanculo sapere. E questo non è rettangolare, la pietra focaia. Fanculo. Ah, questo serve per farci le chiavi. Qua poi collerà qualcosa e ci fa fare la chiave. Ok, ho capito. Il problema però abbiamo Stucked adesso. Qui abbiamo fatto passare l'acqua. Qui abbiamo aperto la finestra. La finestra per far passare qualcosa qua. Ah, te aspetta, aspetta. Ho capito, ho visto quello che dovevo fare. Alza sto coso. Ecco qua, vadi, vadi. Vadi, sacchetto, vadi. Fino alla fine, scendi. Vediamo che cosa è successo adesso a questo sacchetto. Zan zan zan! Adesso spacchiamo il sacchetto, ragazzi. Eccola. Che cosa c'è? Oh! Una barra di metallo! A posto. Questa barra di metallo seghettata sarebbe oro, sembrerebbe. C'è il simbolo di l'uva, l'uva. Barra di metallo.
Barra di metallo che va sciolto qui. Sicuramente, però ci manca qualcosa. Ancora accendere il fuoco. Il fuoco sacro. E suppongo va messo qua. Che è fredda. Nella fucina. Lo mettiamo qua sopra? No. Ci manca ancora qualcosa. Oh! Le mani della morte non mi sconfissero, le sorelle del destino non sono riuscite a contenermi e non vedrai la fine di questo giorno, avrò la mia vendetta. Addirittura. Com'è andato l'incontro tra Sparte e Atene, signor Rossettiolo? Qui stiamo cercando di trovare una quadra a Drum 3 che mi sta mettendo effettivamente in difficoltà, devo dirlo questa volta, eh? Non so che cosa devo fare. Ah, ecco, quella parte di sopra che attiverà questo, fa girare tutta sta barandanna per arrivare qua. E qua ci manca un pezzo. Non so, la pietra focaia dove cazzo la devo usare? Cosa mi manca, David? Lo so che c'è il disco metallico, me l'hai già detto. E giriamo. Quindi sono andate bene, è andato bene. Quanti impreparato hai avuto? Lo spazio sottostante. Qua. Vedo un cazzo, mi mette un po' di luminosità un po' più alta, non vedo niente, porca puttana. Ah, io vedo adesso. Anzi, l'aumento anche da. L'aumento anche dall'impostazione. Ah, ora sì che vedo. È un'analisi di ciò che ho scritto prima. Troppo com. Ah, eccolo lo spazio, vaffanculo. Ah, e chi cazzo l'aveva visto? Vaffanculo, devo mettere la luminosità. A posto. Ma adesso qua ci dobbiamo mettere la nostra barra di metallo e lo facciamo sciogliere. Ecco qua, lo sapevo. Ma salve, Zeshins! Come
Come va? Come va? Qua abbiamo provato a fare le sorelle del destino, le prof ai colloqui. Infatti non ti hanno sconfitto, quindi sono andate bene. Però definire bene bene o super bene. Quinto, buon proseguimento Johnny. Grazie mille per essere passato e per aver sofferto insieme a me per il fatto che porta l'RTX. Non è possibile streamarlo. Cioè, è assurdo. Vabbè, perché uso anche l'RTX su... nella live, quindi automaticamente salta in aria tutto. Non sono riusciti a contenermi perché sono troppo forte. Signor Zenci, allora, soprattutto benvenuti a tutti quelli che sono passati. La tetta c'è sempre per voi. E questo è il link del giveaway. Allora. Mo a me adesso che serve? Serve questa. Quindi mi serve questo. Vabbè, apriamoci il quaderno. Segniamoci sti pezzi. Allora, mi serve questa sorta di 5 con il 2, poi la freccia e poi la croce del circoletto. E non è questo. Poi abbiamo questa, così, così, è sempre la croce. Qua invece abbiamo la croce a tre, un rettangolino, e questo coso qua, così. Perfetto, andiamo a farci le nostre... Team Fortress 2 lancia una freccia a un... Aspetta. È un modo per tutto tuo particolare per ricordarti la composizione della chiave. Ma va bene così. Allora, qua dobbiamo fare... Qua ci manca un pezzo, tra l'altro, quindi... Vediamo cosa riusciamo a fare. Questo. Il triangolo. E poi ci manca l'ultimo pezzo. Quindi mi sa che possiamo fare solo la terza, che sarebbe questa. Rettangolino. E questa qua. Quindi mettiamo. Ah, pensate al mio enigma. Allora, sì. Però non ci sono arrivato. Allora, signori, l'enigma è questo. Sì, magari anche voi in chat potete aiutarmi. Sono spesso scambiato tra due persone, aiuto qualcuno a ricordarsi dell'altro e conto davvero poco per chi mi riceve, ma sono al cuore del sito. Cosa sono? Questo al cuore del sito mi è un po'... Perché all'inizio avevo pensato, spesso scambiato tra due persone, ricordo qualcuno dell'altro, mi sono venuti in mente i gemelli che si scambiano, vengono scambiati tra due persone. Ma non penso sia questa. Ma nel frattempo pensiamo a questo. Dica, dica, eccolo, l'ho scritto, Campi, sto messaggio sopra. Secondo lei cos'è? Intanto bruciamo. Al cuore del sito. A me perché a me per la formazione professionale il sito mi viene il sito web. Sono ingegnere informatico, subito mi viene in mente questo. Ma non penso sia questo. Nel frattempo noi continuiamo qua a fare cose. Cos'è che ha detto al cuore del sito? Che conta davvero poco per chi mi riceve. Mi riceve tipo in dono. Tipo quindi è un oggetto. E perché no? Avevo pensato anche a uno specchio.
Però il cuore del sito, no, non mi suona male. Il fatto cuore del zido. Sono spesso scambiato tra due persone, aiuto qualcuno a ricordarsi dell'altro. Lo specchio si scambia tra due persone. E beh, magari fai un regalo. E lo puoi scambiare. Quindi è qualcosa che si scambia tra due persone che mi aiuta a ricordarmi dell'altro. Chi mi riceve, conto davvero poco. Numero di telefono. Sono spesso scambiato tra persone. Ok, sì, mi trovo. Aiuto qualcuno a ricordarsi dell'altro. Questo mi. Un pugno in petto. Viene scambiato come gesto di amicizia alle persone che hai appena conosciuto. Ah, il numero di telefono no, perché conto davvero poco per chi mi riceve, no. E al cuore del sito. Quel cuore del sito che mi frega sempre. Il nome. Il no. È vero, il nome. Ma il cuore del sito mi frega. Quello mi ha mandato proprio in tilt, ragazzi. Il cuore del sito. Oh. Aperto. Dai, cosa vuol dire sito? Che sito? Sito archeologico, sito in un posto. Una stretta di mano, uno sguardo. Cioè, sì, vabbè, questo sì, ci siamo capiti. Ormai abbiamo capito che qualcosa quando viene scambiato come gesto d'amicizia alle persone che hai appena conosciuto. Allora, il numero di telefono, il nome, la stretta di mano, un saluto, fondamentalmente. Il cuore del sito uguale hit? In che senso, scusi? Un blocco metallico. Ah, quasi possiamo fare le chiavi a te nuove. Piccolo connettore. Il connettore dove lo dobbiamo usare, scusi? È un gesto, ma pensate, troppo fisico. La sua intuizione al sito web non era del tutto fuori. Un contatto? Al cuore del sito, sì. Cazzo, è vero, S-I-T-O è al cuore del sito IT, è vero, come cose, la settimana enigmistica che ti fa questi tipi di giochi con le parole. È troppo avanzato. Allora, la mia intenzione, il sito web non era tutto fuori luogo, quindi qualcosa che ha a che fare con internet. Sito, quale sito? Un social account Instagram? Esatto, qualche social di cui si scambiano i contatti. Contatto social. Il nickname. Quanto è vero che mi riceve un nickname, l'hashtag, biglietto da visita. No, hai detto che pensiamo troppo in fisico, quindi non è qualcosa che tu scambi fisicamente con una persona. Quindi biglietto da visita no. Però probabilmente qualcosa a che fare con i social. Nel frattempo facciamo le altre chiavi. Quindi
che sarebbe questa qui. Questa qua. Nel frattempo meltiamola. Nel frattempo che Zenshins ci aiuta. Comunque Zenshins, se vuoi, nel gruppo Telegram puoi entrare e mandarci in pappa il cervello ogni volta che vuoi, scrivendoci qualche enigma. Che a me piacciono assai. Mi intrippano il cervello e mi mandano in tilt per giorni interi. Ci sono, vai Ale. Cos'è? Cos'è? Illuminati. Al cuore del sito Instagram c'è il like che ha forma di cuore. Like vuol dire piacere. Quando conosci la persona dici piacere. Attenzione, attenzione, quindi qualcosa di digitale che dai a una persona che conosci da poco, ma potenzialmente lo ricevi in cambio a tua volta. Non vale una cippa alla fine della fiera. Beh, al cuore del sito. Ah! Ma pensate a siti esterni, lo avete di fronte. Ah! E non è il numero di telefono, scusa. No, perché non ci azzecca niente col sito. È al cuore del sito. Non funziona, scusi? E questa è la chiave. Eccolo, mi ha messo qua. Vi do l'ultimo aiuto. Stanno pensando troppo. No, e qui bisogna pensare. Grazie mille per il follow e beccati la tettona di benvenuto, signor Zenshins. Tra l'altro, adesso avendo messo il follow, puoi spammare anche tu la tetta in modo statico, non quella da. Manca qualcosa. Quindi dobbiamo fare l'altro. Metto qua il connettore? No, quindi ce l'ho. Per qua manca qualcosa. Il connettore qua. No. L'ultimo aiuto è. L'hai appena ricevuto. Il follow. Oh. Il segui. Mannaggia miseria, mannaggia. Però è al cuore del sito. Però alcuni siti. Perché il follow è solo sui social. È al cuore del social. Però. Ci hai fregato. Ti attendiamo adesso su Telegram per altri nuovi enigmi infamoni come questo. Il connettore. Dove lo dobbiamo mettere qua? No, non penso. Dove mi mancava un connettore, scusi? Qui? No? Qui? No, qui ci ho messo già qualcosa. Beh, nel frattempo facciamo l'altra chiave. Tanto là manca qualcosa. No, non è questa, ma è. Questa con questa e questa qua. Bruciamo. No, al cuore del sito dove ti trovi Twitch. Ah, ok. Perché il cuore del fo. Ah, giusto. Maledetto.
In effetti sì, è il cuoricino di Twitch. Ci hai fregato. Troppo interattivo, immaginavo altra roba astratta. E infatti, come è ripartito? Sembrava che era qualcosa di astratto, tipo il numero di tre. Perché non vai? Ah, apposta. Grazie per il disco metallico. Attenzione, attenzione, come si gioca? Ma lei ha mai giocato a questo gioco? Zeshin. No, voglio fare questo. Easy. Cosa abbiamo preso? Oh, il connettore è un disco. E nuovo pezzo metallico. A posto. Possiamo metterlo qui. E aprire un nuovo pezzo. Ok, vediamo adesso cosa sta girando. Sta girando quello di sopra, quindi. Sta girando questo qui. E lo mettiamo qua la ruota dentata. Sicuramente. No, mi ha fregato. Credo che potrebbe funzionare, ma c'è qualcosa che non mi convince. Ah, ok. Giustamente manca. Perdonatemi, è stato l'enigma campato su nel giro di qualche secondo. Ah, hai capito. A me. Sarebbe sempre piaciuto fare enigmi, però non sono capace di crearli, quindi. A te che vedo c'è passione nel farli. Sappi che qui troverai sempre qualcuno disposto a tiltare male per cercare la risposta. Perché mi piacciono assai gli enigmi. Tant'è che stiamo giocando a The Room. Una cinghia. Questa cinghia la mettiamo qui. E liberiamo questo pezzo finalmente, grazie. Ah, finalmente possiamo andare avanti. Ma no, neanche io sono capace, infatti si vede. No, dai, era carino però. Magari forse ho qualche un po' di tempo in più, sarebbe uscito perfetto. Allora, qua che cosa vedo? Un mulino. Oh, attenzione, c'è un buco. E c'è un pulsante. Monte, si è aperto il tetto. Oh wow, una casa dentro una casa. Vabbè, ma tutto ciò è assurdo. Ah, dobbiamo fare l'ombra nella posizione giusta, ok. Quindi il rettangulon un po' più indietro. Perfetto. Easy. Non so se hai mai giocato a enigmi.net, un vecchio sito di enigmi che esisteva.
quindicina di anni fa, 2009-2010. Browser web molto molto carino. Ah, finalmente posso metterci questa chiave. Vabbè. Qui proprio stiamo raggiungendo la follia, amici. Allora, questo qua va bene. Poi il verde deve andare. Bastardone, come stai, bello? Che si dice? Aspetta, forse facendo così e così. Merda! A posto, abbiamo fatto anche il giallo. Ma solo il verde. Oh, ma gli alert mi scammi. Come ti scammo? C'è tipo mille, mille ore di delay. Cazzo dici? Minchia, in ritardo di 3 minuti. Perché tre così tardi, così in ritardo? Cioè, voi state vedendo praticamente la. State vedendo un cazzo, praticamente. Una gemma. No, mi tilta sto fatto. E come facciamo a togliere il delay, signor? Mica devo riavviare la live. No, la riavvio la live, però. Forse abbiamo fatto laggare troppo con Portal e si è arrabbiato il signor Twitch e ha deciso di punirmi. Scusa, perché non stai andando? Devo fare la chiave, mi scusi. Ok, ma sì. Non lo so, signor Denti, Australopiteco. Allora, adesso metti il cronometro, dici questa parola appena ti arriva. Australopiteco! Australopiteco! Il delay è assurdo. Assurdo. Minchia, davvero tutto sto delay, raga, ma stiamo scherzando? Sessanta, 70 secondi, 1 minuto e 10 di delay. No, vabbè. Mamma mia, ma troppo i. Sono troppo. Troppo avanti. E signori, la chat è morta perché. La lag di. È colpa di Portal RTX. Che dobbiamo fare?
GG, chissà quando l'hai mandata, io adesso lo sto leggendo. Che brutta persona che sono. Mannaggia Twitch. Che lagga. A lui piace così che dobbiamo fare. Non mi piace così perché io scrivo, parlo e mi arriva il messaggio, la risposta dopo un minuto e mezzo. Oh, che tristezza, che cos'è questo? Un pezzo di mano. Dammi la mano. Un pezzo di legno. Oh, la manopola si è rotta. Questa è l'inizio del macchinario, ma si è rotta. Ok, quindi ma che cazzo vuoi da me? Oh, comunque Genshin in preparazione caricamento dati, stasera lentissimo. Mannaggia la miseria. Non so che dirle. Facciamo una merda quella sponsor. Non la faremo mai più, raga, mai più. Manco per 1 milione di dollari. No, 1 milione di dollari, sì. 1 milione di dollari. Mi vendo anche la mano per Genshin. No, no, la mano no. Allora. Pezzo di legno che va da qui? No. Ah, no, aspetta, aspetta. Andiamo a tranciare qui dentro. A posto, abbiamo anche la nostra manopola. Possiamo usare. Dai, che stasera lo finiamo sto gioco. No, aspetta. La cavità è troppo piccola. Ah, aspetta, aspetta. Dobbiamo metterla qua. So io dove dobbiamo metterla. No. Oh, guarda lì, che perfezione. Bellissimo. Cioè, è troppo grosso. Il cervello. Assolutamente parli del cervello. E so che questa risposta arriverà fra un minuto e mezzo. Nel frattempo di questo minuto e mezzo, io vado avanti con la storia. Con questi enigmi. È un pezzo enorme. Ok, quindi? Vabbè. Che esce fuori? Oh, la mano! Oggetto trovato. Lo hai appena creato tu. Esatto. Oh, la manina. Ah, qui ci abbiamo da prendere i simboletti che stanno sulla mano. Sì, per noi sono in ritardo. Il buon 86. No, no, non sei tu in ritardo. È proprio tutta la chat che è in ritardo. Non ti preoccupare. È un problema di. Non so se è mio o di Twitch. Però forse. Penso che. La lag di Portal RTX abbia inficiato su sta cosa, penso. Comunque, se lo finiamo, signori, stasera, spero di finirlo, perché magari dalla settimana prossima riprendiamo Kingdom Hearts, per la gioia e la beltà di chi mi seguiva per
Kingdom Hearts. Oh, il pezzo mancante. Questo multiverso. Ti ha sminchiato tu davvero, età. Voi tu volevi streamare e invece te la fai in culo. Bastardo. Oh, l'ho trovato. Non so come. Una chiave strana. Una strana chiave, chiave strana. Oh, si muove questa chiave strana. Ok, allora questa chiave è strana. Dove la dobbiamo infilare? Penso qua da qualche parte. Qui? Non entra perfettamente, c'è qualcosa che non va. Proviamo così. Non so come e perché, signora. Signore è andato. E quindi? Attenzione. Ah, ma devo mettere i buchini così. Vabbè. Non è poi stata tanto complessa. Sì, no, vabbè. Arriverà fra 80 secondi questa cosa che tu hai detto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso l'altro. Epilessia incoming. Epilessia, 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 epilessia. E abbiamo fatto anche questo. Meriti un elogio, hai sistemato il sinistro macchinario della fucina con un vero aplomb. Lascia che le schegge conficcate nelle tue dita ti ricordino i progressi compiuti, va bene. Va bene così. Vabbè. Chat e video sono completamente desincronizzati. Applausi dopo 100 anni. Adoro.
Lasciamo fuori e... sono altri uno, due ancora da fare. Oh, un libro. Un libro rilegato in pellet. Ok, dobbiamo andare nel leggio che stava qua. Il leggio stava qua, esatto. Oh, porta segreta. Vediamo dove ci porta questa porta segreta. È un ascensore. Up down. Oh, ma esce una faccia qua. Ci fa lo jumpscherone nel gioco degli enigmi. Sarebbe stato molto divertente. Madison insegna. Allora, qua c'è il messaggio del nostro maestro. Sapevo che non mi avresti deluso. Ti sei dimostrato un apprendista meritevole, grazie. Ora stai per varcare la soglia di un giorno glorioso per il genere umano. Non ti ho condotto qui soltanto perché facessi da testimone ai miei successi. Hai un ruolo da svolgere, più fondamentale di quanto potrai sapere. Mamma mia. Sappi che non sarei mai riuscito a raggiungere ciò che abbiamo conquistato senza il tuo prezioso contributo. Il maestro, grazie mai. Per il maestro ovviamente lui lo intendono coso. Gischianto. Più maestro di lui chi c'è? Dobbiamo metterla corrente che sta qua. Non ti permettere Mai mai più, più, ok? mai più, Mai mai più, più. mai più, non nominare mia madre! Mai. Mai, mai, ti stacco la faccia io, Io. Stupendo. stronzo! Mai, Mai. buttatelo fuori, buttatelo fuori, ti signori! uccido, No, dai su, lo buttatelo! uccido, Cosa ha signori! detto? Cosa ha detto? Signori! Io faccio appello, io me ne vado. Allora, o va via lui, o vado via io. Te ne puoi andare. Te ne puoi andare. Fatto easy. Easy. Adoro. Te ne puoi andare. Allora, adesso si apre qua, mettiamo la corrente. E si accende la casa lì sopra. Che cos'è? Oh. Ma ti immagini la bolletta che arriva a questo, tutte queste luci appicciate? E me lo sento il maestro che ha lucoso da luce. L'enella! E non mi tenga già, signore l'enella! Che mi fa sconto! Non venga la mandi dall'enella! Avvii, avvii, si avvii, signor generatore. La vite ce l'hai lì, me la vuoi inchiavicare, per favore? Ma la vedo, sta lì, perché non me la fai cliccare, bastarda? Perché ci manca qualcosa qui, manca un pezzo al macchinario.
Che manca? Dov'è questo pezzo mancante, bastardi? Qua c'è qualcosa. Lungo la balaustra c'è un tracciato. No. No, io volevo togliere sto cazzo. No, vaffanculo. Vai di là un'altra volta, 3 ore di animazione del cazzo. Possiamo mettere qua. Vediamo se dobbiamo formare un altro tipo di oggetto qua con questo. Se non ho sbagliato, ci serve qualcosa di particolare. No, questa è la prigione. Andiamo da un'altra parte. No. Non penso che ci vada questo. Forse questo? Ah, non lo so, non mi convince. Non sono del tutto convinto, però proviamo. Certo, però potevi essere un po' più veloce sulle animazioni, eh. Ah, giusto, possiamo andare a rubare negli altri oscilloscopi. C'ha ragione l'indizio, c'ha ragione. Andiamo qua. Eccolo. Ehi, trovato. Si continua la nostra magica avventura.
Le segrete di qua. E ho sbagliato. Non era di qua dove volevo andare, signori. Ma è di qua. A posto. Ok, abbiamo trovato giusta frequenza e ampiezza, signori. Oh, la porta del purpisso! Entriamo e vediamo dove ci porta questa volta. Nel grande telescopio di Hubble. Rumore molto infernale. No, non mi serve. Vaffanculo. Giustamente, senza lente non funziona. Dove cazzo troviamo una lente? Mi manca quella sopra adesso. Che si fa con questo? Ok. Un disco di vetro inciso. Dra. Va bene. Allora, qua invece una. Sulla mappa c'è una che dà forma di stella, che non ho niente a forma di stella. Ci manca sempre la lente. Ah, vediamo qua se possiamo fare una lente. Vabbè, palesissimo, ci devo mettere questo. Dragon. Costellazione del dragone.
No, non lo voglio spedizio. Draco the Dragon. Eccolo qui. Era proprio lui. L'ho trovato. Draco Dracuna. Utraca, ragazzi. Questo è Gomorra insegna. Credo che serva una specie di decodificatore che non abbiamo. Quindi qui, ciao. Andiamo a mettere la stella qua. E ora? Andiamo a vedere qual è la stella di Traco il Tracone. Ah, mi dice qua quali devo accendere. Allora, la 2, 3, 9 e questa qua. Oddio, quali erano? Mi sono perso. O forse al contrario, tipo bianche. Andiamo a vedere meglio. Ah no, è la 1. La prima, che questa è la coda. La seconda, la terza. E questa. E poi quella a sinistra della. Perfetto. Oh, abbiamo trovato una lente di telescopio e il frammento di pergamena. Qua dobbiamo girare qualcosa. Oh, qua c'è Gemini, il mio segno, ci sono diagonali, Gemini. Mettiamo il telescopulo. Mettiamo la lente da telescopulo nel telescopulo. Cosa vedono gli occhietti? Devo pure decifrare qua. Aspetta, facciamo così, andiamo nel cifrario. Ok, questo è una sorta di labirintino che dobbiamo seguire bene. Devono matchare le cose. Allora, questo sembra che matchi e questo no. Qua matcha.
Questo match e questo match. Quindi dobbiamo fare questo disegno qui. Disegno. Una sorta di luna tarallo. E questa C con la C sotto a tarallo anche lei. Ok. Quindi qua dobbiamo metterci questa. Aspetta, ora c'è il disegnino della luna e del cazzo. La luna deve essere a tarallo e la stella... Quella là. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto bene, perfetto. Oh, c'è il simbolo. Dobbiamo ricomporre. Attenzione, attenzione. Che vuoi? Te l'ho ricomposto bene. Sì, fatto. Oh, lente. Una piastra di ferro. Che cazzo c'è da fare a questa piastra di ferro, mo? Ora capirei lo scopo di tutta questa avventura. Hai mai vissuto in un momento così emozionante? No. Questo è il nostro premio, tuo e mio. La tua resistenza al nulla è impressionante. Nessuno tranne me potrebbe forgiare questa chiave. Nessuno tranne te potrebbe girarla. Wow! Ora ne sono sicuro. È tutto pronto. Gli ultimi rompicapi non ti saranno difficili da risolvere. Una volta aperto il passaggio, ti raggiungerò. E lo attraverseremo insieme. Wow, grande maestro. La più grande conquista da generazione. Generazioni. No, non voglio il tuo indizio di merda. Sulla porta c'è una cavità. Oh mon Dio. Una cavità. Che rarità, questa cavità. Abbiamo missato un pezzo. Forse c'è qualcos'altro? Allora, il cerchio c'è. Questo no. No, questo non c'è. Questo abbiamo visto che sì. Questo no. Questo no. Questo nemmeno. Assolutamente no. No, e allora che cazzo vuole da me, signorino? Ma veramente posso girare ancora? Oh cazzo, sì. E infatti lui qua mi dà uno dei tre. Cazzo, ne dobbiamo trovare altri due.
Devo farlo meglio, però. Non mi trovo, scusi. No. Allinea tutte e tre le linee, era giusto il quarto dall'alto. Questo. No, uno, due, tre, quattro. So che l'ho capito. Collega le forme dello stesso. Sì, no, questo l'abbiamo fatto. Infatti, uno ci sta. Tipo questo qua. Il quarto dall'alto sarebbe questo. Questo l'abbiamo fatto. E infatti, questo è, mi è uscito uno. Però il problema è che qui mi si è illuminato un solo pallino. Quindi suppongo che. Allora, è sempre lo stesso posto. Cioè, tipo questo. E devo trovare più combinazioni adesso. Però io non vedo più niente. Quindi mi sa che devo trovare qualche altra combinazione. E mi manca la combinazione di stellina e luna. Ah, mi tilta. Tu dici altrove? Dove può stare altrove? Qui? No. Qui? No. Fuori non ci fa andare. Qua ci manca la chiave che dobbiamo trovare da qualche altra parte. Qua c'è il messaggio del maestro. Qua c'è luna e stella. Ecco, ci porta qua un'altra volta. Andiamo all'indizio 12 di cercare la targa metallica che ho raccolto ha dei ganci su entrambe le estremità. Ok, dove? Ah, qua? Sì, c'è un pezzo di merda. Lo so, sono un coglione. Oh, stella! Ah, eccoli, i simboli. Bastardi. L'hai visti? L'hai visti? Allora, la luna e quel triangolo tipo Ange. Abbiamo la stella. E poi questo simbolo che aspetta che si ricrea. Questa sorta di cerchio così. Ok.
A posto. Allora. Stella deve essere questo qua. La luna, il simbolo dell'Angelini, che è questo qua. Vediamo se l'abbiamo ingarrato. E sì, signore, l'abbiamo ingarrato. E fatto pure questo. Una grande manovella di ferro. Se dobbiamo mettere nella porta. Ci sono delle scale, attenzione. Se noi dobbiamo alimentare sto coso. Qua ci manca qualcosa. Credo sia una, c'è bisogno di una specie di attrezzo che non abbiamo. Oh, attenzione. Beh, qua dobbiamo trovare un simbolo. Piccolo ingranaggio. Qua? No. Vediamo qua se c'è qualcosa. Qua ci dobbiamo infissare qualcosa. Per far girare sicuramente sta cosa, quindi dobbiamo andare e ritornare qua. Dobbiamo capire che simbolo fare qua sopra. Che simbolo ti devo fare? Questo simbolo, non so perché, ma va bene così. Oh, un altro grande ingranaggio. Qua pure dobbiamo girare qualcosa. Eh? Oh, abbiamo acceso il faro. Si è acceso qualcosa. Anno Domini 1788. Andiamo a vedere che cosa si è appicciato. Oh, la luce è qui dentro. Andiamo, andiamo. Entri, entrino, signori, entrino. Un modellino di meridiana, ok. Qui. Portone.
Dove possiamo mettere questi? Ah, ok, aspetta, dobbiamo andare fuori. Dobbiamo mettere la meridiana dentro a quel buco e mettere il disegnino sul 3. Qua. Vediamo qua se si può infilare qualcosa. No. 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 Beh, ovviamente andrà qua. Si è arrivata la meridiana. Ma salve Gabriel, buongiorno, buongiorno a lei. Oggi è un giorno molto triste. Ma no, perché? Che è successo, signor Sgabiron? Mi dica, se vuole raccontarlo a qualcuno. Com'è? È tristissimo. Nel dubbio le mando una tetta. Se funzionasse. Perché sei morto? Ah, si è disconnesso. Oh, vabbè, ripigliati. Sto cercando di. Tra l'altro, mi scusi che abbiamo un delay di 80 secondi, 90 secondi. Quindi io leggo ora e le arriverà tra un'ottantina di secondi. Nel frattempo, arriverà anche la tetta fra 90 secondi se si sbriga. Che sito del cazzo. Eccola qua, è arrivata, ce l'abbiamo fatta. Un piccolo ingranaggio. Ok. Signore o signora Sgabiron? Non mi ricordo Sgabiron se. Una signorina, un signorino. Una grande manovella. Che penso vada. Dove va sta manovella? Oh, ok. Vabbè, ma sta diventando impossibile sto. Maestro, però, mi scusi. È un po' too much. Pure. Qualcos'altro? Niente? Fatto? Possiamo tornare. Allora. Ci manca un pezzo così. Aspetta, se facciamo
Circolare, quadrata, e lo mettiamo di qua e giriamo. No, è sbagliata. Ah, e qui cambia tutto. Oh no, il nostro pezzo che ci serve. Allora, questa è la mandarella. Questa è nemmeno. Ok. Ma passo! Buonasera, io ero lì a lurcarti, ma tu guarda che è arrivato il Dori, gattone bello, come sta? Come sta? Qua stiamo un attimo cercando di risolvere gli enigmi del nullo, siamo partiti male. Aspetta, mi metto nel salottino. Buonasera, salve, bellissimo. Tra l'altro, non so se hai visto, ora ci sta la chat che ti... sti alert, ti piacciono questi alert? Tutti fatti da me, tutto fatto da me. Qua c'è la tetta, buonasera, buona tetta a lei. E c'ho il do it che mi aiuta a caricarmi. Just do Do it! it! A dire, ce la posso fare. Tutto sviluppato da me, dalla bellissima board autoprogrammabile. Sono ingegnere, la deformazione professionale mi ha portato a cercare di fare queste cose, in modo che ho tutto sotto controllo. Come sta? È bellissimo, che si dice? Che cosa stavate facendo? A cosa stavate giocando? Anzi, faccio così vedo cosa stavi portando. E ho sbagliato perché devo fare così. Omori, bello quello, quello lo sto portando. Signori, tra l'altro, vi lascio subito il link del giveaway di questa sera. E non so se quello gnoccolone dell'uomo tassone, per noi è l'uomo tassone di Twitch, mi ha presentato. Io sono Denigmis, conosciuto anche come Denti, per un valido motivo. Sono l'unico detentore di Tetta, che apparirà fra 2 secondi. Eccola qui. Per poco tempo è stata anche, perché tra l'altro signori, no? Il signor Twitch non mi banni perché è una semplice palla antistress come può vedere, quindi nulla di nocivo. E per un periodo è stata anche una bellissima emote che circolava su Twitch, poi me l'hanno bannata, giustamente. Vabbè. Sapevo quali erano le sorti di quell'emote animata, però per 2 o 3 mesi ci siamo divertiti a spammarla in giro nei canali altrui. Detto questo, sono un horror variety streamer, mi definisco horror perché come potete vedere, vabbè, ora è addobbata a mo' di Natale, ma la saletta ha quelle vibes un po' horror perché porto maggiormente horror. Vado in live dal lunedì al giovedì sera alle ore 10, il martedì e il giovedì sono dedicate all'horror, il lunedì come questa sera è dedicato agli enigmi e il mercoledì è il variety, in generale porto qualsiasi altra cosa. Anche se sto pensando che forse quella della serata degli enigmi la posso trasformare in serata Kingdom Hearts perché mi sta salendo un po' di nostalgia. Un po' di nostalgia che vorrei ritornare a giocare perché mi sono fermato a metà del secondo. Voglio continuare perché voglio giocare il 3. Ma noi ritorniamo. Capezzoli 2 punti vietati. Esatto, a Twitch non piacciono. Anzi, i capezzoli femminili, signor Dori, i capezzoli femminili. Che non. Se volete, signori, qua c'è anche il linkozzo di Telegram dove parliamo del più e del meno. E sparliamo dei capezzoli femminili bannati da Twitch. E quindi niente, è così.
Purtroppo Twitch odia i capezzoli femminili e non li apprezza per niente, quindi che dobbiamo fare, Dori? Tra l'altro, signor Dori, mi perdoni se le risponderò in ritardo, ma ho iniziato la live facendo Portal RTX, crashato tutto, ma laggava di una manera assurda, mi laggava la live, tutto, e da quel lag in poi ho praticamente un delay di 80 secondi circa rispetto alla chat, quindi io li leggo ora. Penso che tu questo capezzoli vietati me l'hai scritto quando ho fatto vedere tetta e io ti ho risposto adesso perché mi è arrivato adesso, quindi. E tu sentirai questa cosa fra 80 secondi, c'è cioè questo bello. Che belli di lei che mi dà Twitch nella chat. E non so come risolvere, secondo me dovrei solo riavviare la live, ma anche no. Tu hai mai giocato questo gioco, signor Dori? È molto chilloso. Siamo forse quasi alla fine del terzo capitolo. E ho notato, ecco. Perdonatemi, signori. No, io non vi scammo, non vi preoccupate. Scrivete, poi un giorno arriverà la chat. Ok, è arrivato un simbolino. Ma noi dobbiamo continuare. Qua ci dobbiamo mettere questo. Ok. E uscirà il secondo simbolino, ovviamente. Simbolo masculo. Oh no, là ci manca una palla. Qua suppongo che dobbiamo fare il mappamondo. Non è qua. Ah, ok, fisso qui. Ok, quindi Australia. Ok, no, che Brasile, Africa. Oh no, sì, no. Scusi, non mi trovo. Ah, qui abbiamo l'Europa. Eccolo qua, questo è il Brasile. Ok. Dobbiamo fare l'Europa. A posto. Sbiri, 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 sbiri. Adesso dobbiamo fare la Luna. Tranquillo, problema. Mi dispiace che non riesco a interagire. Mi fa male al corazon. Tra l'altro, l'altro quarto d'ora, 20 minuti, staremo insieme. Poi vi andremo a salutare tutti quanti appassionatamente. Un pezzo di metallo. Ok. Oh no, si è bloccato. Oh! Ma è infinito sto gioco, un copri obiettivo. Ma questo penso lo dobbiamo mettere qui dentro. Palesissimo. Dobbiamo entrare nel pertugio. Ci infiliamo e ci ficchiamo dentro. Ok. Tra l'altro questo giochino, per chi non lo sapesse, un intaglio di pietra. Per chi non lo sapesse, è nato la prima volta. Oh no! Faccia piano, è tutta questa violenza. Io non comprendo. È nato per, come dicevo, è nato per Android, per telefono. Hanno fatto un grande successo, vendendo un sacco, e hanno deciso di fare un porting sul computer. Tra l'altro una bella grafica c'ha, devo ammetterlo. Ma qua ci manca una palla. Qui ci dobbiamo infilare una palla da qualche parte. Manca un pianeta, e beh. Ma vallo a trovare il pianeta, allora. Questo pezzo dove l'abbiamo visto? Dove l'abbiamo visto? Qui? Non mi ricordo. Ah, ecco. Si è sfondato qui. Qua ci dobbiamo mettere questo.
gira. Attenzione, gioco delle tre palle. Questo va qua. Il bianco va qui. No, aspetta, dobbiamo prima togliere questi. Il giallo va al centro, il blu va qua. La X va qui. Ok, questo va qua, questo lo buttiamo qui. Adesso dobbiamo mettere... Sì, così va bene, fatto. Dobbiamo mettere questo. Cazzo è stato questo rumore? A posto. Easy, easy. Un pianeta. Sembra che abbia bisogno di corrente. Ok. E la corrente gliela diamo da qua. Afamox 710. Grazie, Gabbè. È un cuoricino, una tetta. E ringraziamento. Ok, questo qua, il copri obiettivo, dove lo dobbiamo infilare? Ma no, qua non c'è niente da... Che va messo sull'obiettivo di là? Oh, botta di lag, signori, attenzione. Ma come cazzo fa la combinazione ancestrale? Ah no, ok, ho capito. Dobbiamo prenderci i simboli che stanno fuori, metterli qua per sincronizzarci con le stelline e poi vedere il simbolo che ci esce. Notte, con 80 secondi di ritardo. Allora, bello, buona live. Mi piglio il sofficino e mi sbattete. Buonanotte. Mi raccomando, o sentire questo messaggio fra 80 secondi di ritardo. Tetta di buonanotte. Mi raccomando, bevi della Tassoni prima di andare a dormire, perché si sa che la Tassoni aiuta a dormire. Allora, dobbiamo fare la stella. Ci sta proprio il simbolino. Questa S tipo dollaro. E la luna è questa cosa qua, così. Questa è la stella e questa è la luna. Allora, la stella e il dollaro. Eccola qua. E qua è questo qui. Oh, ecco qua. Abbiamo scattato la fotografia. Ma ecco, la corrente elettrica sta arrivando, ok. E mo? Ma ci vuole una vita a muovere sto cazzo di cosa. Oh, attenzione. Più a sinistra, più a sinistra. Aia, fa male al cuore sta cosa. Ah,
Ah, dobbiamo fare il disegno, ok. Ok, così. Questo fa male all'orecchio, effettivamente. Oh, grazie, signore. Potevi farlo muovere un po' più veloce, cazzo. Dici tu, effettivamente sto coso, muoverlo con le mani, è un po' pesantuccio sopra. Eccolo. Allora, quindi è così. Ok. No. Ok, capito com'è. Ah, grazie signore. Avanti col prossimo. Una sorta di cruccia. Quindi è così. Ok. Ah, oh, fatto. Piramidi, luna. Oh, mi sto muovendo all'interno del Tempio Templare sulla Luna. E mo qua ci per dimmi, 100-100. Ok, segniamocelo, non si può mai sapere. Ok, si è acceso qualcosa. Allora, di qua non possiamo andare da nessuna parte, quindi dobbiamo farci il giro. È immenso sto gioco. Lunghissimo. Pensavo fosse più corto. Che ore sono? È mezza? Oh, ragazzi, ci dobbiamo salutare fra poco. Giunse l'ora. Lo so, ce lo segniamo. Non mai sapere. Tipo pallone da basket. Pensavo di riuscire a finirlo entro stasera, invece no. Ah, vinciamo solo sta parte finale qua e poi ci salutiamo.
Hai detto basket? Ho detto basket, sì, sembra proprio un coso di basket. Mi vuoi summonare? Sì, esatto. Your camp. Oh, fra poco ci salutiamo. Voglio finire solo sta parte, anche perché sto iniziando a venire un po' di stanchezza. Probabilmente all'allenamento anche di oggi. Della M. Finito? Abbiamo appicciato tutto sto coso. Pianeta, l'abbiamo preso. Vai, velocemente, andiamo. Andiamo indietro. Ah, oh, qua c'è qualcosa. Ah, lì c'era il... Vabbè, c'era il simbolino qua. L'ho fatto a mano, ho fatto prima. Mettiamo il globo. Pure? Beh, ma lei sta esagerando, però. Ah, devo girare in modo tale che questo... Ok. Fatto. Easy. I pianeti si sono allineati e mi hanno aperto la strada del Triangulon. E con questo abbiamo fatto anche questa parte. Oh, epilessia. Incoming. Epilessia. Capitolo completato. Le stesse stelle hanno cospirato per ostacolarti l'osservatorio, ma la tua perseveranza è ammirevole. Ogni passo che compi potrebbe avvicinarti alla libertà o in schiavitù. Invischiarti sempre più in questo labirinto aggrovigliato. Esattamente, esattamente. Noi continuiamo e poi ci salutiamo. Allora. Facciamo così. Esci, tanto verrà salvato. I tuoi progressi verranno salvati. Abbandona, ci mettiamo nel salottino con il delay di 80 secondi, quindi... Vedrete solo strada facendo. Comunque lagga tantissimo. Vabbè. Allora. Vediamo quante personcine siamo arrivate. A quattro personcine. Ok, vabbè, signore, questo è. Oh, salve Gear, è arrivato giusto in tempo. Entra immediatamente nel give. Entra immediatamente nel give. Come sta? Come sta? Abbiamo appena finito
una session di chilling rompicapo. Volevo fare porta all'RTX, però niente. È morta, è morta. Praticamente è pesantissimo, ottimizzato col culo. E non lo so, mi faceva 10 FPS, non mi iniziava a laggare. Noi siamo lo stesso con te. Grazie Ale, grazie, grazie. Entrate nel give. Allora, vabbè, ovviamente ci sono 80 secondi di delay, quindi ma pesa un casino. Tra l'altro, io che uso un quarto, se non il 30% della GPU, 22, 25, se la mangia solo OBS. Il mio amico faceva tipo 3 fps. Io con la 3070 sono riuscito a fare 10 fps. OBS è morto, stava laggando tantissimo, la live andava a scatti, e tant'è che ora abbiamo 80 secondi di delay grazie a Portal. Sei entrato nel give? Gear, entri nel give immediatamente. Entrate nel give subito. Ho scritto anche su Telegram. Gear, ho 80 secondi di delay. Con la chat. Scritto anche su Telegram. E quindi niente, raga, mi sarebbe stato. Volevo farlo in live perché veramente ci credevo tanto. Ma infatti ha fatto strano vedere che il. Vabbè, aspetta, qua ci mettiamo in quattro chiacchiere. Ha fatto strano vedere che le recensioni portavano come nella media. Cioè, un giocone come Porta non può stare nella media, quindi ha fatto strano. Però non sono andato a leggere effettivamente le recensioni. Probabilmente vado ora a leggerle, sicuramente ci sta scritto ottimizzato col culo, fa vomitare, bleh, 5 FPS non li facevo manco comprato ferito su XP. Porta all'RTX. Che poi mi fanno morire, fanno vedere i video di 23 fps, 104 fps. Per giocare a Portal con RTX devi avere Portal. Manco parte. Here's a clear Nvidia to game forcing to work code only with the latest 8000. Ah, ecco, quindi è ottimizzato solo per la 4000 PC Ghost Boom. Con RTX, ma che schifezza che poi si chiama RT, ingiocabile, inguardabile, modifica inutile, Nvidia pensa a fare altro che meglio. In effetti. Ha floppato, ci ha provato a spammare pesantemente con. Ci ho creduto perché lo stavo portando Portal. Mi sa che me lo rigioco. Aspetta, fatemi mettere in. A fuoco, metto un po' più schiato. No? Sì. Ok. Dicevo, stavo portando Portal, poi l'ho fermato perché avevo letto del fatto che uscisse, che stavo uscendo con l'RTX e ci ha scammato. E quindi niente. Mi pare che non l'ho cancellato ancora. Portal, forse ce l'ho ancora. Infatti, ce l'ho, per fortuna, ce l'ho ancora. Quindi magari la settimana prossima facciamo Portal. O sostituiamo il lunedì dell'Enigmista con il lunedì Disney e riprendiamo a giocare a coso? A Kingdom Hearts. Vabbè, fra. Ma dopo domani porti Witcher 3. Cazzo, è vero! Mio Dio, c'è anche The Witcher! Dopo domani dobbiamo portare la. Finisce Genshin e dobbiamo portare Raid. Però quello penso che lo facciamo in poco e niente.
Quello si riesce a fare anche uno, due, tre live, due live. Dipende, devo vedere com'è. Però quello mi interessa, Witcher in Next Gen, pure una cosa bella da portare. Assolutamente. Insomma, signor Gear, lei entri o non entri? Sta entrando o non sta entrando? È entrato? È entrato, ecco qua, a posto. A posto. Adesso possiamo andare a... Qui. Grazie. E mi serve questo. Vediamo se stasera si vince la PS5. Che vinca il migliore, ovviamente. Tra 3, 2, 1. Vabbè, un euro di Kinguin va più che bene. Ovviamente in delay assurdo. Allora, vediamo chi ha vinto quest'euro di Kinguin. Tra 3, ovviamente Wiserock sta in lurk perché è la sua tattica vincente. 3, 2, 1. GG Campi, tra l'altro ottimo tempismo, l'hai mandato prima così sapevi che sarebbe arrivato adesso. Bravo, bravo, così si fa, così ti vogliamo. Mettiamo nel salottino, mettiamo l'ultimo, mettiamo nel salottino, ok. E quindi niente, amici, sto pensando. Ma cosa fare? Domani portiamo. Domani facciamo meltare ancora. Io ancora non ho capito se. Allora, il fatto che però abbia laggato nonostante l'RT, signori, questa è una grande cosa perché forse così non crasherà più con Resident Evil 8. Ho messo applausi in anticipo apposta. Fatto bene, perché mo sto pensando. Ci sto pensando. Con coso, come si chiama? Resident Evil. Dicevo. Che praticamente non è crashato, cosa che con Resident Evil 8 appena partiva qualcosa che cioè andava moriva, quindi chi lo sa, forse ho provato, cioè, ho letto un fix da fare sulle impostazioni di Windows che serve appunto per chi aveva questo problema proprio con OBS e l'RT pompata al massimo con il green screen. E quindi boh, può essere che la settimana che domani riusciamo a giocare tranquillamente a Resident Evil 8. Manca 20 minuti, adesso ci salutiamo. A chi vogliamo raidare, signori? Da chi vogliamo andare? Giamma sta staccando. Giamma sta facendo un sacco tardi. Quindi non posso raidarlo perché lui mo sta raidando qualcuno. E quindi da chi possiamo andare? Da chi possiamo andare? Ah! Sto vedendo Gemma da chi sta andando e andiamo anche noi. No, no, lasciamo stare. Da chi vogliamo andare? Da chi vogliamo andare? Facciamo così. Andiamo da Dario Moscia. Vi lascio a Dario Moscia, signori. Tanto siamo quattro gatti qui. Andiamo da Dario Moscia. Tanto figura se frega il cazzo. Vai così. Sprechiamoci sopra. Salutiamo a Dario Moscia, uè Darione. Addirittura con 6 persone siamo 6 gatti siamo. Quindi signori, noi ci vediamo domani sera alle ore 10 con Resident Evil 8. 10-10 e un quarto perché il martedì domani c'ho la prova di teatro, quindi questa è faccia un po' tardino. Però penso che per le 10 e un quarto si starta tranquillamente e continuiamo la nostra magica avventura, quindi vi aspetto domani. Un bacione.
Salutatemi a Dario Nemoccio da parte mia, lui che già mi conosce, già diceva: ah, bella utenti, dopo mi faccio dare un bel morso sulla spalla sinistra. E quindi niente, Dario, noi ci vediamo fra poco. Ciao belli, ciao, buonanotte, amici.